Sfida crudele tra i primi della classifica, da oggi sole al comando, il Bari e il Taranto in lotta per la salvezza. Una partita che per oltre un'ora il Taranto in maglia rossoblu controlla, pur se con difficoltà, imbrigliando Maiellaro e Di Gennaro, pedine fondamentali del poderoso centrocampo del Bari. La squadra di Salvemini cerca le conclusioni per vie centrali e con i cross dal fondo, senza però passare. Poi al dodicesimo della ripresa nel Bari esce Armenis ed entra Carlo Perrone ai suoi primi minuti di campionato dopo un infortunio in Coppa. Finalmente si è ritornato a giocare. Insacca una punizione di Di Gennaro. Direi che è stato un gol importantissimo per noi perché ci ha sbloccato anche un po'. Nel primo tempo abbiamo trovato un po' in difficoltà perché loro si sono chiusi bene, non ci hanno dato nessun spazio per realizzare un gol. Dopo un colpo di testa di Di Gennaro di poco fuori, il Taranto sfiora il pareggio con Roselli. Mannini devia in angolo la sua punizione. Al 76esimo il raddoppio del Bari con un generoso assist di Perrone per Maiellaro. Da ex il goleador è un po' triste. Sì, purtroppo mi dispiace per il Taranto, ma è successo.